Il brand di Prince of Persia è un nome che ha attraversato intere generazioni dell'industria videoludica. Non è di certo un titolo le cui uscite hanno scandito regolarmente il passaggio del tempo, ma possiamo, senza troppi sforzi, renderci conto di quanto siano stati influenti alcuni dei suoi capitoli. Nel lontano 1989, col primo Prince of Persia, Jordan Mechner inventò sostanzialmente un genere e rivoluzionò il modo di concepire le animazioni digitali grazie all'utilizzo del rotoscopio. Nel 2003, sempre Mechner, tornò affiancato da Ubisoft per confezionare uno dei migliori action in 3D di tutti i tempi, ovvero Le Sabbie del Tempo. Quella stessa generazione vide la sicurezza di un brand che si affermava in una trilogia, per poi passare alla successiva, caratterizzata da interessanti quanto inefficaci tentativi di reboot che cercavano prima di svecchiare un'identità visiva inseguendo i trend del momento e poi di creare un carrozzone transmediale in grado di replicare l'effetto blockbuster del cinema ma su console, con risultati insoddisfacenti sia in sala che nelle case dei giocatori. Non è un segreto poi che Prince of Persia sia stato accantonato in favore del ben più redditizio Assassin's Creed. Le spettacolari acrobazie viste nei primi anni 2000 furono riadattate in un contesto di parkour urbano capace di intercettare o forse generare l'esplosione delle strutture open world che oggi affaticano i pensieri di tanti giocatori. Sembrava non esserci più spazio per una concezione di gameplay estremamente lineare, guidata ma spettacolare, in grado di partire da semplici premesse per poi sfociare nel puro platform che fa del level design il suo punto di forza e non un semplice contenitore da inondare con attività tutte uguali tra di loro. Dopo un progetto cancellato di cui abbiamo scoperto l'esistenza solo qualche anno fa e un disastroso tentativo di remake naufragato nell'istante stesso in cui è stato svelato, il primo trailer di The Lost Crown mi aveva convinto meno di zero. Una rivisitazione action simil fumettistica delle atmosfere delle Sabbie del Tempo che tornavano in un contesto da side-scroller ma questa volta abbracciando le dinamiche da Metroidvania. Sembrava l'ennesimo progetto senza una direzione, un nuovo tentativo sconclusionato di rivivere qualcosa che forse sarebbe stato meglio lasciare riposare nella sfera dei ricordi. E porca miseria, sono felicissimo di essermi sbagliato, perché dopo oltre 20 ore di gioco che mi hanno portato a circa l'80% di completamento, posso dire che The Lost Crown è un mezzo capolavoro nel suo genere, e anzi, non è solo un grandissimo Metroidvania, ma è anche un degno Prince of Persia, e cercherò di spiegarvi il perché in questa mia recensione uscita, come da tradizione, in ritardissimo. Prima di tutto però, se video del genere vi piacciono, mi raccomando, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Le prime ore di The Lost Crown sono un po' respingenti, questo perché si è scelto una via molto atipica per un Metroidvania, ovvero il voler affidare l'introduzione del gioco a tanti dialoghi, tanta, troppa narrazione, che allontanano di molto il gioco dalla tipica esplorazione solitaria del genere e danno un'idea sbagliata di quello che sarà poi il viaggio di Sargon. Insomma, nonostante l'esplosiva sequenza iniziale, ci vuole un po' per entrare nel ritmo giusto, ma anche, in modo molto banale, per arrivare sul Monte Kaff, l'intricata regione che farà da sfondo, anzi, sarà la vera protagonista di Prince of Persia. Non voglio neanche dire che la storia sia brutta o poco ispirata, anzi, sono state adottate delle scelte molto intriganti, ma mentre nelle Sabbie del Tempo il menu di gioco da cui avviare la partita era già immerso nelle avventure del principe, qui c'è bisogno di un lunghissimo setup che allontana dal vero senso del gioco. Oppure, per prendere come esempio due delle principali fonti di ispirazione per quanto riguarda il gameplay, pensate a Hollow Knight e Metroid Dread. Anche qui si viene gettati immediatamente nell'azione e lo spaesamento iniziale è parte del fascino che spinge il giocatore a ricostruire quanto accaduto. Questa è una richiesta di interpretare la narrativa e non di subirla passivamente. In queste due opere poi lo spazio che viene in seguito dedicato all'esposizione della trama è sempre misurato e mai invadente e proprio perché isolato risulta ancora più d'impatto. Ecco, il ritmo narrativo di The Lost Crown non è propriamente compiuto e inciampa più di una volta lasciando spazio a qualche tempo morto, nonostante si arrivi alla fine con la sensazione che molti dei personaggi e dei temi affrontati sarebbero potuti essere approfonditi e sviluppati ulteriormente, perché il cuore della storia c'è e funziona. Sargon, il protagonista, è uno dei Sette Immortali, un gruppo di super soldati incaricati di proteggere la Persia dagli invasori. Nonostante un'importante vittoria sul campo, la situazione precipita quando il
principe di Persia, Ghassan, viene rapito e portato sul Monte Kaf, regione in cui in teoria risiede Simurgh, dio del tempo e della conoscenza, nonché protettore del popolo dei persiani. Sul Monte Kaf però sembra aleggiare una sorta di maledizione che ha distrutto il normale scorrere del tempo. Gli anni diventano secondi, poche ore assumono la lunghezza di giorni e intere zone sono chiuse in una stasi senza uscita. L'idea di ripescare il tema dei viaggi nel tempo per creare una sorta di continuità concettuale con le sabbie del tempo è forse il concept più azzeccato in assoluto di tutta la produzione, perché proprio come accadeva nell'action in tre dimensioni dei primi anni 2000, questa non è solo una scelta narrativa, ma la base su cui costruire tutta l'identità del titolo. Mentre la storia si sviluppa incorporando il tema dei viaggi nel tempo e dei paradossi che ne conseguono, anche l'art style e il game design seguono a ruota libera queste suggestioni. Penso però che purtroppo lo stile grafico del titolo non renda giustizia all'inventiva creativa che c'è dietro i paesaggi del Monte Kaf e la meravigliosa identità visiva dei differenti biomi che lo compongono. Il character design, nel voler accomodare l'anima cartunesca che ben si sposa con la regia action spettacolare delle sequenze di azione, purtroppo non riesce a produrre i risultati altrettanto soddisfacenti. Probabilmente è anche un problema di limitazioni del motore grafico che vengono ulteriormente messe in evidenza su Switch, ma in ogni caso ho trovato tutti i personaggi di The Lost Crown esteticamente piatti e generici. Nonostante il gioco sia ricco di subquest e NPC, non c'è nulla di memorabile in queste interazioni e questo depotenzia tanto l'esplorazione. Prendendo un esempio recente, penso a Blasphemous 2, un metroidvania ricchissimo di oggetti da collezionare e compiti da portare a termine, ma dove raramente si avverte la pesantezza di trovarsi di fronte a una moltitudine di fetch quest. Questo perché ogni singolo incontro rimane impresso nella memoria grazie a un character design unico e inimitabile. In The Lost Crown, fortunatamente, questo senso di meraviglia lo si prova nei confronti del Monte Kaf e delle sue aree. Il world design è qualcosa di fuori parametro. Ci sono imponenti quanto sfarzosi complessi architettonici, intricate costruzioni meccaniche e zone caratterizzate da una natura selvaggia. Tutti questi biomi però sono riletti in chiave temporale, se mi passate il termine, e ognuno di questi manifesta la rottura dello scorrere del tempo in un modo fantastico. La zona del mare in tempesta è un'immagine che mi rimarrà impressa a lungo e sono numerosissime le suggestioni che meriterebbero di essere citate, ma che vi lascio il piacere di scoprire. In un gioco di 20 e passa ore, questa diversità ambientale è fondamentale perché le idee stilistiche danno nuova forma all'esplorazione e sebbene il senso sia sempre quello di saltare da una piattaforma all'altra, ogni area ha il suo tema specifico e il suo modo di essere attraversata. Bisogna quindi parlare dell'esplorazione, il vero fiore all'occhiello del nuovo Prince of Persia. Qui la struttura è quella più classica di un Metroidvania, una gigantesca mappa divisa in varie intricate macro aree interconnesse tra di loro. C'è tanto backtracking, continue scoperte e ostacoli ambientali che vengono superati mano a mano acquisendo nuove abilità esplorative che, ormai l'avrete capito, sfruttano anch'esse il potere del tempo. Definirei questo tipo di esplorazione concentrica perché il movimento in The Lost Crown è un continuo ritornare sui propri passi, ma sempre con maggiore consapevolezza e capacità, il che permette di estendere il proprio raggio di azione ad ogni passaggio, in un senso di progressione che è un continuo allargamento di orizzonte. Con The Lost Crown ho provato quella sensazione di pienezza che solo i migliori Metroidvania ti sanno dare, l'idea di scoprire un luogo e sentirsi minuscoli e impacciati per poi, ore dopo, ritornarci con tutt'altra potenzialità e sentirsi finalmente in grado di dominare la spazialità. Sarà capitato un po' a tutti di pensare, giocando a un Metroidvania, ecco, se avessi fatto questa sezione ora ci avrei messo un decimo del tempo, eppure sono stato felicissimo di averla completata quando ancora non avevo il doppio salto o lo scatto in aria. Ecco, questa per me è pura goduria, il premiare il giocatore con la possibilità di rendere inutili gli ostacoli. Questo significa sacrificare il proprio design, ma significa anche mettere la soddisfazione del giocatore prima di tutto. Ma tutto questo non sarebbe possibile senza un sistema di controllo fluido e reattivo che non tradisce mai gli input del giocatore. Siamo di nuovo di fronte a un dinamismo che sembra figlio dell'esperienza di Rayman Legends, riletta però in chiave hardcore simil Hollow Knight, per un mix esplosivo di possibilità di movimento che non cessano mai di sfidare il giocatore. Ci sono delle sfide di platforming, spesso non opzionali, che esemplificano perfettamente la cura con cui è stato creato ogni angolo del Monte Kaf e anche l'inventiva che c'è dietro all'utilizzo dei poteri del tempo.
La possibilità di creare una sorta di residuo di Sargon e di riavvolgere il tempo non è solo un grandissimo omaggio al gameplay delle Sabbie del Tempo, che tra l'altro viene citato letteralmente in un'occasione specifica che dà brividi, ma è anche una grandissima trovata di game design che aggiunge degli strati di complessità tanto all'esplorazione quanto al puzzle solving. Perché in The Lost Crown c'è anche spazio per dei rompicapo ambientali che metteranno a dura prova prima l'inventiva del giocatore e poi la sua abilità tecnica. Mentre le sfide platform ricordano da vicino i momenti più difficili di un Hollow Knight, genialate come i puzzle che richiedono la pianificazione di movimenti di tre versioni differenti del protagonista, mosse prima in sequenza ma che poi andranno a sovrapporsi, beh, queste cose sono qualcosa di inedito che quasi ricordano da vicino la complessità logica di un Braid. Non è roba che si incontra tutti i giorni e qui è pieno di soluzioni così creative. Come se non bastasse, però, quelli di Ubisoft Montpellier hanno deciso di creare un combat system che non aveva alcun bisogno di essere così complesso, e lo dico in senso positivo. Ci sono solo tre armi, ovvero le spade, l'arco e il chakram, una sorta di boomerang. Tutte e tre però possono essere potenziate nei danni, e volendo si può aggiungere qualche effetto secondario con gli amuleti, ma la vera evoluzione del combat system si ottiene sbloccando nuove abilità esplorative che vengono integrate all'interno del combattimento. Inoltre si è scelto di dare parecchia importanza a un sistema di combo che tiene conto degli input direzionali e anche del posizionamento del nemico rispetto al terreno. Lo strato ulteriore di complessità nasce però nel momento in cui si è scelto di caratterizzare gli oltre 60 nemici, ripeto, oltre 60 nemici, con moveset molto espansi che ricalcano le possibilità di Sargon tra schivate, parry e attacchi imparabili. C'è anche in questo caso un continuo invito alla creatività, rappresentato anche dalla possibilità di modificare la build di Sargon tramite l'utilizzo degli amuleti, un'idea presa para para da Hollow Knight. Da Dread è riciclato il sistema di parry e di eliminazioni cinematografiche, e con l'ultimo Metroid ha in comune il ritmo dell'esplorazione e del combattimento. C'è una citazione palese agli Emmy e condivide un'attenzione particolare verso le sfide con i boss, non tantissimi ma memorabili. Sempre pescando da Hollow Knight c'è il sistema dei falò in stile Souls-like, che qui assumono la forma di alberi chiamati Wak Wak, ma non vorrei che passasse l'idea che questo ultimo Prince of Persia sia un copia e incolla senza inventiva dei due migliori esponenti del genere. Mentre è palese e manifesto il debito che The Lost Crown ha nei confronti di questi due titani, la produzione Ubisoft non ha paura ad allontanarsi dal sentiero tracciato e ci aggiunge tanto di suo. Vi faccio qualche esempio. L'idea di poter creare degli pseudo screenshot che vengono poi mostrati sulla mappa di gioco mangia in testa a qualsiasi sistema di marker mai visto all'interno del genere, ed è una funzione che spero di ritrovare in tutti i futuri Metroidvania. Si è poi parlato tanto di Hollow Knight, e sebbene Prince of Persia sia un titolo impegnativo, questo non risulta mai frustrante come la produzione del Team Cherry. Morire significa perdere quasi nulla in termini di valuta in game, e sebbene siano ancora presenti le tediosissime scampagnate necessarie per ritornare dall'albero Wak Wak all'ultima posizione visitata, se non altro durante gli scontri con i boss, dove si muore eppure tanto, è possibile scegliere di riaffrontarli seduta stante oppure di ritornare all'ultimo checkpoint per modificare il proprio equipaggiamento. Ma soprattutto sono le possibilità di personalizzazione che sono praticamente inedite per il genere, almeno su questo livello di complessità. Non solo possiamo scegliere di attivare o meno un sistema di marker che indica la direzione da seguire ed offre tante facilitazioni grafiche sulla mappa di gioco, ma è anche possibile scegliere di saltare a pie pari delle sezioni di platforming particolarmente ostiche. O volendo si può anche aggiustare minuziosamente la difficoltà del combattimento, regolando degli appositi slider che vanno a incidere su dei parametri specifici degli incontri, come il danno inferto dai nemici, la loro energia, il danno ambientale e via dicendo. In qualsiasi momento chi vuole fare l'hardcore gamer può esserlo, chi vuole divertirsi può farlo senza sentirsi in colpa. Io il titolo l'ho giocato a difficile, senza toccare gli slider, ho smadonnato tantissimo, ma senza mai essermi pentito della scelta. Non imporre l'easy mode è un fattore fondamentale, ma ritengo altrettanto importante offrire a tutti la possibilità di godersi al meglio un'esperienza del genere. Per me, insomma, questo gioco è un po' un mezzo capolavoro. Rispetto a un classicone come Le Sabbie del Tempo, The Lost Crown ha qualche problema di ritmo con la narrativa e ci sono delle scelte stilistiche che proprio non mi vanno giù, ma tolti questi due appunti, uno dei quali, mi rendo conto, rientra nella sfera del gusto personale, non mi sarei mai aspettato di aprire il 2024 con un giocone del genere,
l'unica cosa di cui sono veramente amareggiato è la narrativa che si è creata intorno al titolo. Prima per un reveal non proprio entusiasmante, poi per la sostanziale ignoranza del pubblico. Ho letto tantissimi commenti di chi si lamenta del fatto che si sia scelto di rivivere una saga del genere con un giochino 2D, come se il valore di un titolo dipendesse dalla sua struttura. Dopo il boom della scena indie e l'esplosione di fenomeni del calibro di Hollow Knight, Dead Cells, Celeste, Cuphead, vedere che in molti ragionano ancora secondo questi termini è un vero colpo al cuore. Capisco però che il prezzo di 50 euro può essere respingente per molti, soprattutto se associato alla consapevolezza che le produzioni Ubisoft si deprezzano molto rapidamente. Ognuno è libero di investire i propri soldi come meglio crede, ma un'esperienza così, dotata di una longevità fuori dalla media del genere, per me ripaga ogni centesimo del suo prezzo iniziale, e per una volta che un publisher gigantesco come Ubisoft propone un qualcosa che si discosta dal solito canone delle produzioni AAA fatte con lo stampino, beh, per me questi sforzi vanno premiati. Io personalmente non mi divertivo così tanto con un Metroidvania da parecchio tempo e non ho problemi a mettere The Lost Crown tra i migliori esponenti del genere e anche tra i titoli più interessanti che ho giocato negli ultimi mesi. Il mio consiglio è di prenderlo al più presto, non ve ne pentirete. Parola di Poro. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Prince, Michele Persia, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Prince of Poro, 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 Poro.